Questo problema di parodontite è stato mal gestito. Il paziente non aveva possibilità economiche, questo è un problema legato allo stato che fa vivere le persone in un paese dove non ci si può permettere cure classificate di lusso. Non è stato centrato l'obiettivo avere un cambio della flora batterica all'interno della bocca. Le scelte che sono state prese dal dentista sono delle scelte scorrette. Io ho contato quattro errori all'interno di questa situazione. Non è tanto colpa del paziente qua, ma è un problema di sistema che ha portato il paziente a non essere gestito in maniera corretta. Fare un ponte unendo impianti dentali con una radice naturale. Le radici naturali hanno degli ammortizzatori che invece gli impianti dentali non hanno, e questo porta a cosa? Una flessione del ponte in questa zona. Gli impianti non sopportano i carichi obliqui, effetto leva, e si è avuto un riassorbimento qua dell'osso. Doveva trovarsi questo livello, è un osso che ora si è riassorbito. Qua ci sono i batteri che crescono e sono in espulsione. Questi sono degli impianti che vanno carottati via dall'osso, che occorrerà innestare un po' di osso qua a far guarire, poi dopo mettere gli impianti. Sarà veramente dura qua andare a ricostruire. Sono splintaggio, lo splintaggio è legare insieme dei denti, ma a mio parere non è una terapia, ma è solamente un cerotto. Il problema qua è batterico e quindi bisognava andare a fare dei cicli di curettage, evitare che questa zona si andasse a riassorbire in questa maniera. Qua sotto ci sono stati messi degli impianti dentali, ma non è stata curata la parodontite ai denti vicini, cioè sono stati messi degli impianti, venduti degli impianti, ma non sono stati curati i denti residui del paziente. Qua si vede che c'è riassorbimento pure con granuloma vicino alla radice. È stato fatto un ponte qua veramente lungo, e qui sotto cosa succede? Sotto al ponte si accumula cibo in tutta questa zona qui, porta a un'acidità della saliva, peggiora ulteriormente la situazione. Questa capsula non sigilla bene con l'impianto come dovrebbe sigillare. Non ha senso poi qua aver messo questi impianti se sopra non c'è masticazione, perché il paziente ha speso soldi qua per questi impianti se sopra non mastica. Se il paziente non aveva possibilità di spendere, l'impianto doveva essere fatto qua, messa una capsula su questo impianto e fatta una capsula separata dall'impianto. Questi sono gli errori di progettazione che io ho riscontrato. La soluzione è fare bonifica, vanno tolti questi impianti, occorrerà mettere un impianto qua, uno qui, altri tre impianti dentali qua, fare un blocco qua di 12 denti, mantenere queste capsule separate e qua pure fare estrazioni, occorrerà mettere un impianto qui, uno qui, uno qui, un impianto dentale qua, uno qui e dunque altri due impianti qua in zona anteriore. Su di questi andare a fare poi un blocco qua di 10 denti e qua altri due denti. Meno si mette mano, ormai è meglio. Questa è solo una chiacchierata fatta su una panoramica. Noi abbiamo necessità di visitarvi prima di fare un qualsiasi azione chirurgica, fare un attacco tridimensionale, valutare l'osso, la densità ossea e solo dopo prendere una decisione. Date uno sguardo al campus che ho preparato, che vi spiega come dovrebbero essere approcciate le riabilitazioni complete della bocca in maniera corretta e come ragiona un dentista, come dovrebbe ragionare un dentista quando sceglie come riabilitare una bocca. Per ora un saluto.